Leggende Pokémon Arceus. Ammetto che per tanto tempo non mi è fregato nulla di questo gioco. Dai trailer sembrava proprio essere la realizzazione dei sogni di ogni fan Pokémon. Un gioco open map in cui si possono vedere e catturare i Pokémon. Niente incontri casuali, niente erba alta, niente piru 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 piru. No, castorini, divinità e waifu, tutti liberi e pronti ad essere rinchiusi nella sfera di un quindicenne. Wow! E quindi, cosa frenava il mio entusiasmo? Semplice, il fatto che non avessi un Nintendo 64. Capita, perché il lato tecnico è una meh. Ma nonostante il mio cervello fosse convinto che non ne valesse la pena, il mio cuore stava già dilatando l'atrio destro, pronto a ricevere una fredda e dura. Pokéball di legno. Giunse il 30 gennaio, il corriere bussò alla porta e... Dio è qui! Iniziai a giocarci a mezzanotte alle 17, avevo già 10 ore di gioco e palesemente un problema di dipendenza. Già? Ok ragazzi, wow! Ricordo ancora quando realizzai quanto mi stessi divertendo. Ero nella landa ossidiana quando vidi da lontano un enorme, grasso Snorlax dagli occhi rossi. Mi avvicinai di soppiatto con una Pokéball e tante cattive intenzioni. Mi sembrava che si stesse allontanando, ma all'improvviso si voltò e tornò indietro. Un po' come Mattarella. Apparve un punto esclamativo rosso. Panico! Spaventato gli lanciai il primo Pokémon che avevo a disposizione. Oh no. Ok, amo questo gioco. È stato amore a prima vista. Vabbè, facciamo seconda. Ma non è tutto shiny ciò che luccica. Ci sono tante cose che mi hanno fatto passare da così a così. Tipo le missioni secondarie. Combi, lo conoscete, no? Il Magneton versione apicoltura che se femmina diventa quella figata di Vespiquen, se maschio diventa... uno slot occupato all'interno del PC? Bene, in Leggende Pokémon Arceus è il protagonista di una missione secondaria. Assaggi di miele. Vai al villaggio Giubilo, entri in una casa e trovi lui, il feticista del miele. La richiesta è semplice, vuole che gli porti tre tipi di combi. Uno proveniente dal bosco ostico, uno proveniente dal monte degli Aipom e uno proveniente dall'isola Rosa Rugosa. I primi due combi erano molto facili da catturare, dato che se ne trovavano milioni da quelle parti. Mentre l'isola Rosa Rugosa non l'avevo mai vista. Quindi misi piede sul prato e... wow. C'erano gli Shellos, c'era un Chimchar, c'era un Infernape. Oh no, è livello 65. Ok, ok, incredibile. Ma i combi? Vabbè, non saranno spawnati. Ricarichiamo la zona e sicuramente saranno qui. Così feci, ma dei combi neanche l'ombra. Così iniziò un loop. Isola cattura Chimchar, nessun combi villaggio. Isola cattura Chimchar, nessun combi villaggio. Isola cattura Chimchar, nessun combi villaggio. Isola... deflagra quel cazzo di Chimchar, Dio Cristo implodi. Nessun combi villaggio. Ho fatto questa cosa per non so quante volte. Ho catturato talmente tanti Chimchar per dare un senso ad ogni mia visita che ho portato l'intera specie all'estinzione. Se controllasse le vostre cartucce dei remake di Diamante e Perla, Chimchar non sarebbe più disponibile come starter perché li ho catturati tutti io nel passato. Con i segni della follia sul viso. Con un Chimchar davanti agli occhi disperato per la perdita del suo intero albero genealogico. E con la voglia di prendere a cazzotti il maniaco del miele, notai, con la coda dell'occhio, qualcosa di strano che si muoveva. Non era il mare. Non era un Pokémon, era un albero. Ora, tutti i precedenti combi erano liberi di svolazzare in giro per la mappa. E negli alberi ci avevo trovato... Heracross e il Pokémon Lady Gaga. Quindi non avrebbe avuto alcun senso che un combi uscisse dalla... È uscito un combi dall'albero! Toh, prenditi sto coso. Goloso. Ecco la tua ricompensa. Tre foglie. Ma se parliamo di Pokémon che escono dagli alberi, non posso non citarvi un determinato mostro. Leggenda è pieno di missioni difficili, catturare leggendari, sconfiggere Pokémon Alpha, trovare un Weasel più grosso di quello della cazzo di guardia inizio gioco da consegnargli. Eppure c'è stato un compito che è stato al limite dell'impossibile. Catturare un Pokémon alto 50 cm, pesante 9 kg. Signore e signori... la mia storia con Cherrim. Era all'incirca mezzogiorno all'interno del gioco e io stavo scuotendo ogni albero alla ricerca di un Cherrim da aggiungere al Pokédex. Dopo non pochi tentativi i miei sforzi vennero ripagati e da un albero sbucò una figura scura che, al contatto con la luce del sole, cambiò forma, rivelando un enorme sorriso. A quel punto lo indebolì, gli lanciai la prima Ultra Ball ma il Pokémon non entrò. Gli lanciai la seconda Ultra Ball ma il Pokémon non entrò. Gli lanciai la decima Ultra Ball ma il Pokémon non entrò. Lanciai un paio di bestemmie, furono super efficaci, ma il Pokémon non entrò. Quel sorriso non era di gioia, il fiorellino mi stava palesemente prendendo per il culo. La battaglia durò talmente tanto che si fece sera nel gioco e a quel punto Cherrim cambiò forma. Gli sputai addosso ed entrò!
se magari. Il destino aveva deciso. Le nostre strade si separavano lì. E volete sapere cosa ho scoperto cercando su internet? Che a causa di un bug, i Cherrim in forma splendore hanno una probabilità di cattura dello 0%. Game Freak? Vaffan. Ma ora basta parlare di Pokémon, concentriamoci su altro. Leggende Pokémon Arceus ha tanti personaggi, alcuni simpatici, altri molto riconoscenti e altri ancora che pongono domande esistenziali. Tu sai come nascono i Pokémon? Bah, che... Ma su tutti c'è un personaggio che mi ha imbarazzato sempre con la stessa battuta. Ero alle primissime ore di gioco quando mi venne presentata uno dei capitani del Team Diamante. Rizza. Era lì con il suo Munchlax pronta ad introdurmi al mondo di leggende Pokémon Arceus. Bisognerà spiegarti un po' di cose, altrimenti sai che rizzate. Vabbè, era una battuta squallida, ma insomma, si fermerà qui, no? Se no, sai che rizzate. Le rizzate. Sai che rizzate. Basta! Oh no! Gringhe! Godo. Ma ora... Lasciate un mi piace ed iscrivetevi!